Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, stamattina l'applicazione di WhatsApp è andata in down per circa 2 ore e come al solito un bel po' di persone si sono divise in due fazioni. Da un lato c'è chi subito ha tempestato di post i social network, Facebook, Twitter, che è Twitter che viene fuori su questi problemi di solito, dicendo a voi WhatsApp funziona e cose del genere. E dopo c'è l'altra fazione di persone che appena è tornata a funzionare WhatsApp, ha incominciato a fare meme, ha cominciato a fare battute, dicendo in pratica la frase è sempre quella: ma che problemi hanno tutte quelle persone che si sono disperate perché l'applicazione non andava, salvo dopo averlo scritto anche loro, aver trattato anche loro questo argomento WhatsApp. E ogni volta, ripeto, ogni volta che succede sta cosa, reagiamo sempre allo stesso modo, ok? Sempre allo stesso modo. Ed è proprio sta cosa qua che fa in modo che siamo, tra virgolette, gestibili, perché rientriamo in categorie. È un po' come per le pubblicità che ci arrivano. A seconda di quello che guardiamo su Google, ci arrivano le pubblicità. Ci troviamo le pubblicità in Facebook, le pubblicità sui video, eccetera, eccetera. È la stessa cosa. Come reagiamo di fronte a una cosa, il modo in cui reagiamo dice cosa siamo, chi siamo. Punti di forza, punti di debolezza e vanno, tra virgolette, a colpire su quella cosa, con slogan efficaci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è neanche tanto questo quello di cui volevo parlare. Chiaramente, me ne sono accorto anch'io che non andava. Perché? Perché ho cominciato a sentire il suono degli SMS. E ho detto, ok, uno che può essere solita messaggio di spam che magari, che ne so, una finta banca mi dice che ho il conto bloccato, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando il suono è diventato 1, 2, 3 messaggi, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho aperto WhatsApp e ho visto che il solito gruppo delle puttanate, mettiamola così, non aggiornava i messaggi che arrivano a flusso continuo, non dico H24, ma praticamente sempre. Allora ho detto sì, non funziona. All'inizio ammetto che è un po' straniante la cosa, ok? Cioè, non dico di no, non devo far finta che sia una cosa per un'altra, cosa del genere. È un po' straniante e chiaramente non è solo per me un po' straniante, perché quando siamo abituati comunque guardare, sentire i messaggi che arrivano di continuo dai gruppi, quando non senti suonare per un'oretta, due, resti un po' così, resti un po' perplesso, resti un po' che dici cosa sta succedendo, cosa faccio adesso, cose del genere. Dopo però, quando svanisce il primo momento in cui ti senti un po' destabilizzato, tra virgolette, cominci a pensare che la stragrande maggioranza di messaggi che ti arriva sono troiate. Troiate di gruppi, video che fanno ridere, meme, cose di cui potresti veramente fare a meno. Il problema è che non ce la fai più a fare a meno di queste cose. Però succede che man mano che va avanti tutto, cominci ad apprezzare anche questa cosa che il telefono non suoni. Cominci a dire: sì, effettivamente sto tranquillo, sto in pace. Non ho quell'ansia di dover vedere assolutamente l'ultimo video cazzata, l'ultima puttanata, l'ultimo articolo truffa, l'ultima cosa che hanno fatto quelli al governo e cose del genere. E stai tranquillo, beato e pacifico. E più va avanti il tempo, più cominci a pensare che effettivamente si sta quasi meglio così, ok? Si sta rilassati, senza l'ansia da guardare a tutti i costi qualcosa, senza quell'ansia che ti fa portare a usare il telefono in macchina, mentre guidi,
li riconosci perché vanno lenti in tangenziale, oppure avere sempre il telefono in mano in vaporetto, in treno, oppure quando sei per la strada. Il problema è che attraverso i pedoni attraversano anche la strada, ok? Col telefono in mano. È anche quello il problema. Però man mano che WhatsApp era in down, io mi stavo rilassando, stavo tranquillo, sempre più beato, sempre più pacifico. È come se l'effetto, tra virgolette, droga svanisse lentamente. È proprio quando comincio a pensare che effettivamente non si sta male, ecco che il servizio torna. Ed ecco che si torna subito a usarlo. Si torna a leggere tutte le troiate che non saranno perse, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' la stessa cosa di quando, che ne so, vado via e dimentico la sigaretta elettronica in macchina. All'inizio mi verrebbe quasi da tornare indietro. Dopo però dico, ma sì, dai, resistiamo. Vado avanti, passano un'ora, due, tre, dipende da quanto sto via, e comincio quasi ad abituarmi. Dopo però torno a casa e dimentico che magari ero stato quasi meglio e mi ributto a capofitto. Questo per dire che effettivamente penso che per delle cose staremmo molto meglio senza tutta questa tecnologia, senza essere connessi. Non sto dicendo una verità, cioè sto dicendo una cosa molto banale, perché è veramente così la cosa. Staremmo molto meglio senza essere connessi H24, senza, perché poi ti viene anche la smania di dover sempre cercare tutto, sempre trovare tutto, sempre essere pronti a tutto e disponibili per tutti, che si starebbe meglio ogni tanto stare senza niente, senza proprio sentire, senza quell'ansia, perché è proprio un discorso di ansia. Il problema è che non ce la faremo mai. Anche questa è un'altra verità. Tanto dopo tutto torna ad andare e sarà sempre più tecnologica, tecnologico il mondo, sarà sempre più tecnologica la nostra vita. Però ripeto, ammetto che questa incredibile fretta che abbiamo tutti i giorni nel correre, nel dover fare le cose, nel dover essere sempre ovunque, è dovuta proprio a questo essere connessi sempre, sempre e comunque. È come una droga, eh sì, decisamente come una droga. E buonanotte.